E siamo in live. Rieccoci, oh, ci siamo. Quante ore sono passate ormai? Siamo alla settima, non Troppe. male. 7 ore, beh, tranquillo. Ciao Jacopo, ciao Katia, bentornati Ciao su One Week ragazzi. Time. Questa volta vi abbiamo portati Ciao. insieme. Yes. Bello. E non è una cosa che Sì. possono dire in molti, eh. Noi siamo sempre E orgogliosi ce ne vanteremo fino alla morte, allora. sia di avervi singolarmente che di avervi insieme. Come state, ragazzi? Tutto bene? Molto bene, grazie. Sì, anch'io, grazie. Beh, allora, Speriamo bene, altrettanto voi. dai. Vorremmo Sì, poter ma. dire di aver partecipato alla maratona, ma non ci crederebbe nessuno. Come no? Cioè, ci sono No. clip, screenshot, c'è di tutto, tutte Però cose. possiamo calarci nella parte. Tipo, ragazzi, Sì, è ciao. stato devastante. Ah, sì. Siamo amici, eh. Ma Mai tra un po', più, però, tra un po'. eh. Ancora Comunque, un cioè, paio d'altre ore. se volete, potete anche rimanere da ora a tutto il resto. Noi non vi diciamo di no. Non so quanto ce la potete fare con Se le energie. volete ve la lasciamo proprio, la fate voi. I soldi Questa sempre a idea noi io me ne arrivano, tiro eh. fuori. Ma perché tu due Mi stanno euro tutti chiamando di grottesti? là, tipo. Jacopo deve dare da mangiare ai gatti. Esatto. Come li faccio scappare io, gli ospiti non li fa scappare nessuno, eh. Il Hai un migliore primato. del mondo. Vabbè, ragazzi, io giusto nel dubbio vi farei ripresentare di nuovo il nostro pubblico. Poi dopo chiacchieriamo a briglia sciolta come facciamo sempre su Anime Tea Time. Quindi, se volete, partiamo da Jacopo. Anzi, no, a Katia, facciamo l'onore del signore. Giustamente. Giustamente. Ciao a tutti, per chi non mi conoscesse, sono Katia Sorrentino, una neanche più troppo giovane doppiatrice. Come? E Giovane. beh, mi porto molto bene i miei anni, spero che le rughe questa sera, complice questa luce bellissima, non mi tradiscano. Sei sempre della giovane guardia, quindi stai tranquilla, stai buona. Che guardia! Sono appassionata di animazione, videogiocatrice e conosco soprattutto Giagio e Italo. In questo momento conosco anche Paolo con molto piacere e grazie mille per l'invito. Chiaramente conosco anche Jacopo da una vita, ma. Esatto. Jacopo? Vado io? Allora, io sono Jacopo Calatroni, sono un collega di Kat. Abbiamo iniziato praticamente insieme, condividendo proprio i nostri esordi, diciamo, e ci siamo trovati diverse volte alleggio, una volta fisicamente insieme, quando ancora si poteva doppiare fisicamente nella stessa stanza. Ora, in tempo Esatto. di Covid, è impossibile, ma abbiamo condiviso diverse serie. Anch'io nella mia vita privata sono un fruitore di un sacco di prodotti, principalmente fumetti, soprattutto americani, e poi videogiochi su videogiochi. Ero molto appassionato di anime da adolescente, adesso mi sono leggermente allontanato, ma sempre più o meno lì, gravito. Tu stai ridendo perché mi sono allontanato e parte subito la tua citazione. Esatto, mi sono allontanata dal mondo del nerding che poi vi spieghiamo perché è un tormentone anche questo. Va bene, hai Ormai dato non c'è. c'è live senza mi sono allontanata dal mondo del nerd. Col mondo del nerd. Allora, vogliamo la backstory. Intanto c'era Domenico che diceva: scusate, Katia mi sembra una bravissima ragazza, ma questo è un luogo di manigoldi. Che cosa ci fa qua? Beh, povero Jacopo, comunque. Cioè, cos'è questo sessismo? Al contrario, Infatti. Domenico, sei vergognoso. No, È che quello che non sa il nostro seguitore, diciamo così, è che io sono anche peggio probabilmente, quindi non Poi lasciatevi ingannare. come se fosse la prima volta che Katia si ritrova a che fare con questi manigoldi, cioè ormai di casa. Ci Fatto ormai. Sì. Poi sta, ha va conosciuto bene. i due migliori, cioè Italo e Giaggio, dei In manigoldi. realtà Chi è vi eravate questa? conosciuti anche con te. Sì, Che vero, a ci siamo Bologna incontrati là a Nerd due Bologna. anni Sì, fa. vero, vero. Sì. Però Sì. ecco, Io c'è stato l'avevo bene. rimosso. Tranquilla, Perdonami, Paolo. è stato letteralmente Paolo che ti ha radiato. Posso fare una storia per la nostra pagina? Sì, ciao. E basta, Sia adesso con te ritorno. che con gli Tra l'altro, in altri. quella storia lì, ci sei tu che dici qualcosa e intanto io che passo dietro facendo due cose diverse. Bologna Ma è Nerd è stata un'esperienza fantastico. mistica. E visto che sto Quel parlando, Bologna Net è vero. ho visto che allora, stiamo parlando di fiere. Come avete vissuto questo anno completamente privo di questo. Iapol, mi fai paura così. Scusa, non volevo tirare fuori un argomento così spinoso. No, per me è stato un anno difficilissimo perché io sono un abitué delle fiere, sono praticamente, cioè, tutte quelle da Roma in su me le sparo quasi sempre tutte.
Ho un sacco di amici che vedo solo alle fiere e ora, oltre a non vedere gli amici che abitano anche vicino a me, vista la situazione terribile, i miei amici più lontani spesso diciamo che non siamo mai riusciti a combinare nell'ultimo anno, complice la mancanza delle fiere, per cui sia da un punto di vista di fruitore proprio dell'ambiente che mi piace tantissimo, sia da un punto di vista di rivedere le persone a cui voglio bene, è stato pesantissimo per me. Sì, per me è un leggermente meno pesante, nel senso che a differenza di Jacopo, soprattutto nei più recenti anni, non riuscivo a partecipare proprio a tutte le fiere. Io poi, tra l'altro, non sono una cosplayer, Jacopo sì, e questo è, diciamo, un elemento in più che ti porta, insomma, verso le fiere, oltre alla grande passione che uno può nutrire nei confronti dell'animazione, del fumetto, eccetera, eccetera. Chiaramente l'aspetto che manca di più a me, esattamente come ha anticipato Jacopo, è il fatto di poter vedere persone, amici che riesco a vedere soprattutto in quelle occasioni. Eh sì, purtroppo sappiamo, appunto, dicevate prima anche del discorso comunque dell'eggio, no? Legato al Covid, quindi comunque come questa cosa, le fiere non ci possiamo andare, non possiamo vedere gli amici, non ci possiamo divertire, adesso non possiamo nemmeno doppiare in stanza insieme. Ultimamente com'è la situazione? Sta migliorando un pochino per il lavoro, cioè almeno con le sale e tutto, siamo Cioè, sempre rimasti a dove come si era. doppia al momento, ecco. È migliorata da quando ci siamo sentiti l'ultima L'ultima volta che siete volta. venuti, che era proprio disastrosa. Vuoi rispondere tu, Jacopo? Ok. No, no, rispondo anch'io Giuro, poi, poi ci dopo alterniamo. smettiamo di parlare di Covid, lo giuro. No, non è un problema, anzi. Allora, diciamo che i protocolli di sicurezza oramai sono lanciatissimi e sono ormai parte del quotidiano. Per cui ci facciamo un po' meno caso sotto questo punto di vista. Si sono organizzati gli studi, ci convocano a un'ora precisa invece di convocarci tutti alla stessa ora, quindi entriamo, facciamo quello che dobbiamo fare e poi usciamo. Che da un punto di vista di gestione del tempo è una figata, da un punto di vista sociale un po' meno, nel senso che già le poche interazioni sociali che abbiamo, almeno io parlo per me, sono quasi esclusivamente con i colleghi, perché tra una cosa e l'altra, io vivendo in Lombardia, sono in zona rossa da boh, 2000 anni. Abbiamo fatto una settimana di zona gialla dall'inizio della seconda ondata, quindi è pessima la situazione. E per cui niente, vedo molto poco anche i colleghi, nonostante siano quasi le sole persone che vedo al di fuori. Per cui mancano un po' quei momenti di salottino, diciamo, ma per il resto. Da un punto di vista della produttività, al di là del fatto che magari tocca gestirsi un po' con i brusii, con le cose più piccoline da fare, che ci sono 1200 cambi copione perché devi fare tutto filato, per il resto ci siamo abbastanza abituati, via. Sì, esatto, esattamente come Jacopo, tra l'altro frequentando piazze diverse per quanto riguarda il lavoro, non ho notato particolari differenze, anzi, bene o male questi sono i protocolli da rispettare, cioè il non essere contemporaneamente a qualcun altro in sala di incisione per ovvi motivi, un tempo minimo da dover rispettare tra un ingresso e un altro per consentire un ricambio dell'aria, un'igienizzazione dell'eggio, del filtro del microfono, eccetera, eccetera. E sì, la grande differenza appunto è il fatto che al di là dell'incrociarsi molto rapidamente quando entri in uno studio non c'è più questa interazione neanche con colleghi con cui vorresti interagire, perché a volte non è necessariamente un male, però altre volte sì. Questo è vero, Ecco, chi è che non vuoi interagire, Katia? Diccelo, non... Allora, io non voglio interagire con Katia Sorrentino, non la sopporto, con quel demente di Calatroni, perché sono piena, finalmente ho l'occasione di poterlo dire, meno male che non è Pubblicamente. presente, perché basta, basta veramente, non se ne può Dici, più. dopo essere Quando stati entra così... in si svelano gli altarini. Secondo me a scatenare questa antipatia e quest'odio è stata la collaborazione in Goku Dolls con Backstreet Girls. Vero. Sicuramente quello. Ma che cos'è quel cartone?
Allora, noi amiamo quel cartone. Voi cosa vi ricordate dell'esperienza del doppio? A parte ovviamente Iapo, la storia che sappiamo tutti benissimo, del Sì, Pei, c'è cioè, Andreozzi. esatto. No, io mi ricordo delle matte risate, ma matte risate, perché è veramente il cartone di per sé. Ora il mio suo personaggio non è che siano particolarmente presenti, però tanto è bastato da morire dal ridere, veramente. Poi Sì. la cosa della caratterizzazione con accento americano, cioè già di per sé è esilarante, poi aggiunta. E E diciamo capita che poi pochissime aggiunta. volte, Sì, tra infatti. l'altro, questa cosa qui di aggiungere, cioè più che altro di mantenere gli accenti stranieri anche quando fanno parte di una caratterizzazione che rende buffo il personaggio e fanno anche parte della trama, comunque non si fa più. Perché c'è sempre, no, vabbè, ma è una macchietta, ma non funziona, ma poi, boh, magari è razzista, ma non per forza, cioè può essere Magari divertente. razzista poi proprio adesso nel periodo del politically correct con tutte Eh sì, queste cose. È un momento il fiore delicato. E poi principale. quando ho saputo che appunto la mia controparte sarebbe stata Jacopo, cioè, credo di avergli scritto immediatamente, se non erro. Sì. Che Io ridere. sono te, però c'è cioè, te che in realtà sei Sì. un uomo che però poi diventa una, no, lo Yakuza che però è un idol. Molto. Meraviglioso. Cioè, come l'avete preso il copione quando, cioè, quando avete scoperto no, com'era la party? Qual è stata la reazione? Ma io mi ricordo, vabbè, a parte che tutti nella produzione, anche perché il direttore, che era Claudio Beccari, è una persona estremamente posata nell'esporti le cose. E il primo approccio super esilarante con quell'anime è stato. Lui, che appunto è un uomo distinto, tutto preciso e tranquillo, che spiega: allora, questa è la storia di un gruppo di criminali della Yakuza che sono costretti a diventare donne subendo un'operazione. Già da questa introduzione io ero piegato in due. Ci credo. E poi fa: ecco, nella fattispecie tu vieni, ecco. E virato e diventi la Sorrentino. Cioè... E non so se mi spiego. Non so se mi spiego. Io stavo Che... volando, proprio bellissimo. Bellissimo. Sì, credo che sia andata più o meno così anche nel mio caso. Jacopo ha una memoria molto più sviluppata della mia, quindi nel dettaglio io non avrei mai saputo replicare il discorso del direttore di Claudio Beccari, ma più o meno fu esattamente la stessa cosa, lo rese ancora più esilarante per Sì, l'appunto, perché sta facendo... No, vabbè, meraviglioso. io un cartone del genere l'ho rivisto di recente perché parlavamo. Perché mi ha detto: ah, ma sai, sia Jacopo che Katia mi aveva detto già giù, hanno doppiato. Ho detto: ma che è vero? Faccio, vabbè, ora me lo guardo, l'avevo visto quando uscì. Faccio, me lo sono riguardato infatti un paio di settimane fa e mi sono reso conto che effettivamente ho riso come un deficiente, proprio letteralmente, Beh. perché. Non si può fare altrimenti perché è proprio esilarante il Sì, tutto. io penso sia uno dei cartoni che ho visto più volentieri su quello che è il catalogo di Netflix alla fine. Perché comunque recentemente noi abbiamo fatto una serie di live in cui fondamentalmente scorrevamo il catalogo di Netflix appunto per parlare un po' di cartoni che ci stanno, consigliarne qualcuno al pubblico e cose così. E effettivamente, a parte essermi reso conto che come al solito ne ho visti neanche la metà, se non neanche un terzo praticamente di quelli che ci sono, però appunto che c'è... tanta roba che probabilmente non guarderei, ecco, e poi invece roba che ci ha sorpreso tantissimo, come appunto Goku Dolls, secondo me Backstreet Girls è stata una scoperta allucinante quando venne pubblicato su Netflix, una cosa che non mi sarei mai aspettato Figuratevi che mi per dicesse. noi, appunto. Sì. Anche se il mio preferito di quest'ultima ondata di anime Netflix è stato sicuramente Great Pretender. L'ho Ci adorato volevo. da pubblico, mi sono divertito Certo. anche a doppiarlo, anche se la mia particina è piccola, contrariamente a quella di Katia, che è una delle protagoniste. E che Però protagonista?
Però davvero, però mi è piaciuto tantissimo proprio, sia la prima che la seconda stagione me le sono divorate, bello, bello. Secondo Io devo purtroppo non l'ho ancora ancora visto per intero, mi sono limitata proprio motivi alle parti in cui appare Cynthia, ma mi sono molto divertita anche in quel caso. È veramente, veramente una gran bella serie. Infatti, cioè, la domanda appunto sorgeva spontanea. Ultimamente, ora avete detto che comunque a livello almeno di anime seguite sempre un po' di meno rispetto a quanto magari seguiate videogiochi, fumetti, insomma, queste cose qua. Però c'è qualcosa che avete visto recentemente che vi abbia colpiti? Oppure comunque poi allargandolo in generale, no? Anche a livello di nuove scoperte fra fumetti, videogiochi. Allora, nel mio caso purtroppo anime no, perché è veramente tanto che non guardo qualcosa. Per quanto riguarda i videogiochi, complice anche appunto il momento storico che stiamo vivendo, ho scoperto con molto piacere We Were Here, che praticamente è una sorta di escape room in modalità cooperativa, che è veramente tanto, tanto carino da fare in compagnia. Mi è piaciuto molto. Per quanto mi riguarda, allora, l'ultima scoperta per la serie proprio che mi sono messo a binge-watcharlo è stato proprio Great Pretender, che appunto mi è piaciuto tanto. Per il resto, come anime, cioè, ero in pari fino a oggi, visto che è uscita la prima della quinta stagione con My Hero Academia, a cui mi sono appassionato tanto doppiandolo, e poi ho seguito tutto anche la serie giapponese, ho recuperato il manga, insomma, mi piace. Mentre per i videogiochi, nel Black Friday mi sa che l'ho preso, mi sono chiuso con Persona 5 Royal, che non avevo ancora giocato e che sto apprezzando veramente, veramente tanto. Quindi. Ci sta, i Persona sono giochi un poco particolari, ci sta. Allora, qua il pubblico ci fa una domanda, un po' particolare pure questa domanda, dice: qual è il personaggio doppiato che vi ha più perseguitato? Nel mio caso è facile, penso anche nel caso di Jacopo forse. Dipende da che accezione diamo alla parola perseguitato. Ovviamente, però Nel mio pensavo a caso più è negativo. Holly del Jordi Shore. Uno di importante, uno di spessore. Di grande spessore. Lo sapevo, scusate, Paolo è no, partito. perché è una trasmissione culturale. Peraltro. Però No, scusami, vai Jacopo. pure, Kat, vai. No, la concludo molto rapidamente. In realtà, nonostante l'impatto iniziale abbastanza cosa mi sta succedendo, dove mi trovo, perché? Perché comunque è da molti anni che va avanti questa cosa a fasi alterne. Sembrerà finto, e non citando la frase di Holly, vabbè, ma davvero mi sono affezionata anche a lei, essendo poi una persona reale che tra l'altro nel corso degli anni ha fatto realmente un grande cambiamento sotto ogni punto di vista, non solo fisico. Però sì, soprattutto i primi periodi del Jordi Shore che contrariamente a ogni mia aspettativa riscosse un successo clamoroso. Enorme. No, ve lo giuro, una cosa Sì, assurda. Mi certo. ricordo i primi periodi, addirittura mi arrivavano, ma anche a Jacopo, telefonate in piena notte perché era Avevamo già la domanda possibile. pronta per questo. Ecco, Ok. quindi sì, nel mio caso lei, Holly. Sì, mi accodo totalmente, anche perché abbiamo un amico comune che ancora ci prende in giro perché banalmente facendo i calcoli. Holly e Scott probabilmente sono i personaggi più longevi che abbiamo doppiato nella nostra carriera, perché Sì, sul lungo io periodo sì. sul lungo periodo, dico spalmati negli anni, perché io ho iniziato nel 2012 a doppiare Scott Timlin, lei ha iniziato un anno prima, mi pare, con Sì, una Holly, cosa del genere, sì. quindi tra una cosa e l'altra in pratica Muoia. ce le siamo portati avanti, perché poi io Scott l'ho doppiato anche in Ex on the Beach e in Sempre Just a Two programmi of Us. culturali. Assolutamente. Quindi me lo sono portato avanti tantissimo. E un dettaglio che dico quando mi chiedono di lui, perché a volte me lo chiedono ancora effettivamente anche nelle interviste, è che io ho
una mia risata che utilizzo esclusivamente per Scott Timlin, perché ho inventato, perché alla fin fine ci lasciamo andare su questi prodotti qui e ogni tanto ci aggiungiamo, tanto sono talmente sopra le righe. Vabbè, giusto. E mi sono inventato una risata da deficiente che utilizzo solo ed esclusivamente per Scott, la mia risata Scott. Vabbè, ce la devi far sentire. Per forza. E la citasso. Giustamente. Allora, aspetta, mi serve una frase di spessore che potrebbe dire... Dai, Katia, una battuta. Per lui? Dai, serve non una... potete capire quante me ne sono fatte. Cioè, più o meno è quello che dice sempre. È vero, è vero. Non potete capire quante me ne sono fatte. Questa roba qui, gutturale. In salire la uso solo per Scott, per cui... Molto alla Homer Simpson, come si sa. Io non so perché ho portato il signor Ranger signore con il suo yogi. C'è un po' di yogi. Anche, è bello. C'è un po' di yogi. Ci ho pensato. Allora, visto che Katia avevi tirato fuori il discorso dei fan che tartassano le chiamate, noi ricordiamo ovviamente della mistica chiamata delle 11 di sera di... non ce lo possiamo dimenticare. C'era Anion che chiedeva, visto che appunto ne avevate parlato di richieste e chiamate ricevute da fan, volevo chiedere a Jacopo se erano successe cose o incontri di questo tipo. E a questo punto esterno chiedere a Katia se ti sono poi risuccesse dall'ultima volta che ci siamo sentiti cose di questo tipo. Sì, magari dei nostri fan, poi. Dei nostri fan, sicuro. Anion lo sta chiedendo perché sicuramente l'ha fatto lui, perché... Vuole sentirsi citare. Sì, sono io quello che ti rompeva le palle a mezzanotte e mezza. Perché non gli rispondi. No, allora, di cose inquietanti, no. Per fortuna, anche perché ho dovuto letteralmente togliere il mio recapito da un sito dove era possibile trovarlo, perché succedeva veramente da qualunque. Un sito di lavoro, ci tengo a specificarlo, perché visto che siamo in ambito Jordi non vorrei mai... E quindi... un sito strettamente di lavoro, Tinder. Esattamente. Su Tinder non so quando sia positivo, poi c'ho i magneti. No, di quello che li mette su OnlyFans. No, di cose inquietanti non mi sono più capitate di recente. Capitano molto spesso, richieste di aiuto. Adesso a parte gli scherzi, perché è una cosa molto seria in realtà, anche sotto un profilo psicologico. Ed è una tematica molto delicata, perché non sai mai esattamente come ti devi porre, se è il caso di rispondere oppure no. Di aiuto, cioè nel senso tipo supporto psicologico, motivazionale, pensavo tipo di lavoro, sai, parolina qui, una parolina là. Ah no, anche quello. Anche quello. Quello di brutto. Anche davvero. Per caso vi ha scritto un certo Cristiano Paglionico? Lo conoscono bene a Cristiano. No. No, poverino. No, allora, io ecco, un aneddoto divertente ce l'ho sotto questo punto di vista. Allora, di robe veramente inquietanti non ne sono successe, o almeno non di recente. Però mi è capitato un po' di tempo fa, adesso... purtroppo ho dovuto porre un freno, o forse per fortuna, ho dovuto porre un freno anche al fenomeno dei vocali a richiesta, che era una cosa che io facevo abbastanza volentieri quando il numero di richieste era ragionevole, perché alla fin fine regalare un sorriso a una persona che te lo chiede, se la persona è educata e te lo chiede in un certo modo, dico... mi costa solo 3 secondi del mio tempo. Certo, quando i secondi sono diventati 12 miliardi perché ho 15 richieste al giorno, ho dovuto porre un freno. Ma una cosa particolare in cui sono rimasto, ahimè, invischiato, è stata una situazione in cui un ragazzino mi aveva richiesto un audio da parte di Kirishima per dichiararsi alla ragazzina che gli piaceva. Allora, tra l'altro me l'ha chiesto con... veramente con il cuore in mano, era una cosa di una tenerezza infinita e vabbè, poi io, nel senso, a me poi dispiaceva dirgli no, guarda, mi spiace. E allora ho detto, vabbè, dai, senti,
che male può fare. E gli ho registrato questo audio, ovviamente non con il testo che mi aveva scritto lui, che era proprio una roba tipo guarda che gli piace, una cosa così. Avevo fatto un giro di parole, una roba un po' impacciata alla Kirishima alla fin fine, e poi gli avevo detto guarda, vai in bocca al lupo, insomma, con... ovviamente è andata malissimo. Ovviamente. Lei l'ha bloccato dappertutto, gli ha detto che non lo voleva più vedere. No. È stato... Io mi sono sentito una merda, no. Perché poi lui è venuto a scrivermelo e mi ha detto che era andata stramale e mi ha chiesto che cosa doveva fare. Io tipo... No! Jacopo, impara a mandare i messaggi vocali che siano credibili, ecco, e convincenti, insomma. Infatti, anche tu. Infatti, io pessimo. Se avessi provato a immedesimare nella sensazione di un Kirishima che si dichiara un Bakugo, probabilmente sarebbe andato meglio. È vero, era quello il problema, effettivamente. Assolutamente. Allora, chiedevano dalla chat un commento sul ritorno ai doppiaggi di Bleach, Naruto e One Piece. Non si sta occupando risorse per prodotti che, a mio parere, sottolineo ovviamente, non sono più tanto ricercati nel pubblico di oggi? Cosa su cui non sono del tutto d'accordo, sinceramente, Flowers. Oddio, su One Piece non sono d'accordo per niente. Soprattutto perché è quello su cui sento di più martellare. In tutto il periodo in cui non è stato doppiato, internet era pieno di quando torna One Piece. Per cui... E poi è un prodotto che comunque ha mantenuto una qualità alta praticamente per tutto il tempo. E lo dico da non fan dell'opera, perché a me One Piece non entusiasma. Però ha comunque mantenuto degli standard piuttosto elevati. Il fatto che si recuperi un po' a me non dispiace. Naruto più che altro credo che sia per concluderlo. Per quanto riguarda Bleach non me lo spiego tanto, invece. Non ne sentivamo il bisogno. È una scelta che mi sfugge. Però ci sarà un motivo, voglio dire. Se hanno scelto di fare questo... Sono dinamiche commerciali di investimento su cui noi non possiamo neanche più di un tot esprimerci, non avendoci direttamente a che fare. Mm-hmm. Non saprei veramente che cosa dire se non l'ho capita, però... Sì, poi sinceramente non sono molto d'accordo comunque con quello che dice Flowers, ovvero che non ci sia richiesta, perché queste comunque sono serie che vengono richieste sempre, in realtà. Cioè, nonostante comunque siamo nel 2021, se comunque ti vanno a doppiare Bleach, sicuramente ci sarà la consapevolezza che c'è comunque un mercato per una serie del genere, perché ancora se ne parla, nonostante... Quanto è che è finito ormai? E da quanto tempo fa era? Bleach è del 2006 anni. Bleach è del 2005, 2004 mi sembra iniziato l'anime. Cioè, alla fine nei cuori dei fan sono comunque degli evergreen, cioè ci sta che comunque si voglia puntare su serie del genere. Infatti credo che abbiano scelto proprio quel titolo lì perché era l'unico tra i grandi shonen, tra i grandi battle che mancava in Italia fondamentalmente. Mm-hmm. Solo i film erano arrivati doppiati. Sì, l'unica cosa è che è un prodotto ancora vecchia scuola, nel senso che sono un botto di episodi, adesso non vengono più prodotti così gli anime e per varie ragioni, e quindi è un po' anacronistico fare un investimento di questo tipo adesso su un anime di 360 episodi. Sì, non è proprio, non è una scelta molto sostenibile, ecco. Eravamo rimasti perplessi principalmente per questo e poi anche per il fatto che non è una serie effettivamente vendibile, è una serie distribuibile su Amazon Prime, però poi l'editore effettivamente che riscontro ne avrà? Perché è impossibile farci i Blu-ray, nessuno li comprerà. Allora, questo è vero, però tieni conto comunque che ora come ora i passaggi di investimenti sono molto più complessi di una volta. Nel senso che ci sono veramente tanti passaggi per cui magari serie vecchie vengono vendute, non so, non parlo dello specifico caso di Bleach perché non so com'è andata e non posso entrare nel merito, però alcune serie vecchie è facile che vengano vendute con diritti magari molto bassi perché in madrepatria non vendono più. E magari lo compra un broker che poi lo vende direttamente al cliente di streaming, che poi appalta la cosa a uno studio, scusate, a un editore, che poi lo appalta allo studio. Cioè, che il mercato mio padre comprò. Tanti di quei passaggi che è difficile dire chi è che ci guadagna, perché
evidentemente qualcuno ci guadagnerà, se no non ci investono. No, vai, certo. Sì. Allora, chiedeva Mitch Lamp, aspetta che mi è schizzata via la chat, dove era la fine? Ok. Oh no. Visto che avete doppiato anime, ovviamente nella vostra carriera, vi è mai capitato di entrare in contatto con il mondo del doppiaggio giapponese o di conoscere qualche doppiatore giapponese? No, purtroppo, uno dei miei sogni, io ho già fatto un viaggio in Giappone nel 2017 praticamente, e era proprio quello di poter accedere a una scuola per doppiatori, per capire un attimo, o uno studio di doppiaggio, ma non è così semplice se non hai il contatto, o comunque qualcuno che ti faccia da intermediario che parli giapponese. Io fluentemente parlo giapponese, non ho potuto per mancanza di tempo. Giapponese, tedesco, siamo le famose lingue di Katia. Certo, e quindi no, mi sarebbe piaciuto tantissimo, ma purtroppo non mi è mai capitato. No, neanche a me, anche perché appunto il giapponese è una barriera linguistica per me insormontabile. Per cui, oltre al fatto che i seiyuu sono dei super VIP in madrepatria, quindi non è che sia facilissimo contattarli. Mi è capitato di chattare con degli attori americani che avevo doppiato, e poi sia a me che a Katia mi sa è capitato di parlare con attori spagnoli che abbiamo doppiato per le, sì, per sì, le cose, per le telenovela, non mi viene. Sì, per telenovela. Esatto. Ci sta. Come sono stati in questi casi di queste interazioni, no, con le vostre controparti? Stranissimo nel mio caso, perché ti sembra in qualche modo di avere a che fare con un altro te stesso. Ti ho avuto in cuffia per così tanto tempo. Sì, e poi veramente ti rendi conto esattamente come noi, perché poi magari molte persone ci vedono come, non lo so, irraggiungibili, pazzeschi, stessa cosa noi quando abbiamo a che fare con gli attori, ma che sono persone esattamente come tutte, e quando hai la fortuna, nel mio caso è successo esattamente così, di avere a che fare con persone umili, disponibili, simpatiche peraltro, è sempre molto molto bello. Sì, anch'io ne ho un bel ricordo. Specialmente Ryan Potter, che è stato il primissimo attore che ho doppiato e che adesso tra l'altro lavoricchia, è anche, non lo doppio più io, però è nei Teen Titans, fa Beast Boy, è stato la voce di anche un grosso film Disney, Big Hero 6, per cui è un attore che poi è cresciuto molto, io l'ho doppiato proprio agli esordi. E lui era stato simpaticissimo, disponibilissimo, e addirittura aveva condiviso una clip di Super Ninja doppiata in italiano con sentite come suona Mike in italiano, ho conosciuto il doppiatore. E la stessa cosa ha fatto anche appunto Juan Gareda, l'attore che ho doppiato in Una vita. In realtà aveva condiviso la clip prima di conoscermi, perché gliel'aveva mandata un suo amico in vacanza in Italia e l'ha messa su Instagram dicendo che gli piaceva tantissimo e che preferiva la voce italiana alla sua originale. E quindi io ero tipo... soddisfazione a mille. Ci sto. Allora, chiedeva la Zattera di Twitch, quanto è importante per voi doppiatori entrare nel ruolo ed empatizzare con il personaggio da doppiare, oppure conoscere l'intera trama dell'opera doppiata? Questa è la seconda, un po' di meno. Rispondo sempre prima io? È uguale per me. Come volete. Allora, conoscere l'opera personalmente non ha questa grande importanza, anche perché quasi mai la conosciamo, a meno che non si tratti di un prodotto che noi stessi seguiamo, e cioè noi apprendiamo tutto nell'esatto momento in cui entriamo in sala, quindi è abbastanza irrilevante. Poi chiaramente se lo conosci sai meglio ancora come affrontarlo, ma e poi tra l'altro apro e chiudo parentesi alla velocità della luce, io anche se avessi la possibilità di conoscere un prodotto, a meno che non sia già successo, preferirei evitarlo proprio per non arrivare condizionata ai turni, perché magari mi faccio un film mio in testa per quanto riguarda l'interpretazione, eccetera, eccetera. E per quanto riguarda invece calarsi nella parte, oserei dire che questa è fondamentale come cosa, senza, non so in che altro modo uno potrebbe doppiare o recitare. E entrare proprio nel vissuto, nei panni di un altro personaggio, idem, poi non è che tu debba necessariamente provare quello che sta provando, per fortuna, l'attore o il personaggio che stai doppiando,
Ma sì, insomma, l'aspetto dell'interpretazione è primario. Sono d'accordo e aggiungo solo che il doppiaggio rispetto ad altri tipi di recitazione ha la discriminante di essere giocato in veramente brevissimo tempo, nel senso che quando vai a fare un personaggio per il cinema o in teatro devi studiare quel personaggio per lunghissimo tempo. In doppiaggio l'interpretazione è già stata fatta da qualcun altro e quello che devi fare è replicarla il più fedelmente possibile nella tua lingua. Quindi è un lavoro che è sul confine con l'imitazione, nel senso che devi essere proprio molto rapido a calarti nei panni e a capire come quella scena, quell'emozione, quella cosa è stata resa in originale, proprio perché i tempi di lavoro sono ristretti, serve un grosso lavoro di squadra che è dato dal direttore, che è la persona che deve conoscere invece l'opera nella sua completezza e che quindi va a dirti se quello che stai facendo si incasella bene in tutto il resto, ovviamente i fonici a livello audio, insomma bisogna fidarsi delle persone dall'altra parte del vetro e essere veramente molto appunto rapidi e versatili, perché spesso capita di fare anche ben più di un ruolo solo all'interno di un turno, specialmente se non è un protagonista, e quindi è un lavoro, a me piace tanto questo lato del lavoro, perché è un po', non lo so, è quasi schizofrenico, nel senso che da un momento con l'altro devi passare veramente da un personaggio al suo opposto magari, però questa immediatezza interpretativa è quello che ti viene richiesto alla fine e secondo me è uno dei lati più affascinanti. Allora, diceva, aspetta, intanto personaggi attori che vi piacerebbe doppiare, quindi fra ruoli che non sono, magari non sono ancora stati presi e che appunto vi piacerebbe interpretare, io intanto... O al contrario, famosi... Quello diciamo, dopo, che sono stati presi da altri e che avrebbero voluto fare. Ecco. No, questa evitiamola, è una domanda orribile, la fanno sempre... E io mi diverto a fartela tutte le volte proprio per questo, e ogni volta ne voglio uno diverso. A chi vorresti ciulare il ruolo? Ma no! Vabbè, ma non è quello che gli vuole rubare il ruolo, è semplicemente magari ti mangi le mani e ti dice guarda, io quello là mi sarebbe piaciuto perché mi vedo in quel personaggio. Allora, io rispondo intanto sulla cosa del personaggio, perché almeno su questo ormai ho una risposta abbastanza pronta. Mi piacerebbe tantissimo che venisse preso in Italia, anche se non succederà mai, l'anime di Tales of the Abyss, e mi piacerebbe fare Luke Van Fabre e Ash, la sua controparte. Per quanto riguarda me, invece, in generale, mi piacerebbe tantissimo poter ritrovare un'attrice già doppiata. Mi è già successo in un paio di occasioni, però è sempre molto molto bello, almeno per quanto mi riguarda, e mi piacerebbe... L'ho già detto in un'altra intervista, non dico diventare voce ufficiale di un'attrice, ma poco ci manca, anche perché è sempre più improbabile diventare l'unica voce di un'attrice piuttosto che... Però mi piacerebbe tanto poter ritrovare attrici già doppiate. E vabbè, no, per quanto riguarda i ruoli, in realtà già giù, tu lo sai, l'avevo già anticipato in un'altra intervista, ma... Ne dico uno, giusto per... Mi sarebbe piaciuto tantissimo doppiare la versione femminile di Ranma. Io so troppe cose, però ormai non so più come gestire queste interviste con voi due, perché so troppe cose. No, Liban per ancora no, e non lo voglio sinceramente, né per prendere né per mandare. Se vuoi te lo diamo noi. No, tu stai buono, stai buono. Chiedevano, se non hanno sentito bene in chat, Jacopo, qual era il cartone Tales of di Abyss. Sì, che è la trasposizione di un videogioco che è tra i miei videogiochi preferiti in assoluto, è un JRPG della serie Tales of, appunto, e quello è proprio un capitolo che a me è piaciuto un casino. L'anime è fatto molto bene e riprende molto fedelmente l'opera, cosa che le altre trasposizioni di Tales of in anime non fanno, e anzi fanno dei mega disastri, sono veramente dei prodotti orrendi. Invece Tales of the Abyss è molto molto bello, e sia Luke che Ash, più Luke in realtà, però sono due personaggi veramente affascinanti, fighissimi. Poi c'è questo tema della dualità, mi piacerebbe fare un personaggio e il suo doppio, sarebbe interessante, anche perché poi si affrontano loro due e sarebbe bello fare questo duello così, una sorta di tipo bipolarismo. Sì, io mi piacciono i personaggi tipo Zorro e Don Diego della Vega.
quello l'ho già fatto. Mi stai dicendo che sono la stessa persona? Ma davvero? L'ho già fatto, sì sì, fatto Zorro la leggenda, è un cartone che è andato in Rai qualche anno fa. Ci ho provato, non lo sapevo. Vai, tornato! Allora, questa la girano a Katia, chiedeva Michlamp, Katia, per caso hai visto anche altri anime relativi al brand di Fate o solo quelli che hai doppiato? Solo quello che ha doppiato, o per meglio dire, avevo visto la primissima versione del 2006. 6, grazie mille. Intravisto, poi sarebbe giusto dire, ma non l'ho mai seguito davvero, anche perché è un casino. So che tu, come altri, hanno provato a spiegare da che parte partire. No, perché... ormai ci ho rinunciato. Ormai ci ho rinunciato pure io. E quindi sì, magari un giorno lo farò, perché è intrigante, però no, confesso di no. Cate, ti voglio troppo bene per dirti non di farlo. No, ma io guarda, è meglio. Yeah. Anche che sennò poi le tocca Anna e poi si trova nella condizione di Iapo che si trova a trovare le serie spin-off, quelle più complicate, non ci capisce niente quando le va a fare. Io non capivo niente, doppiando quella serie non capivo niente. Mi hanno detto tutti, tra l'altro, che è la più brutta in assoluto di tutte le serie di Fate. Perché Iapo, per chi non lo sapesse, ha doppiato il protagonista di Fate Extra Last Encore. Gli andavo peggio di così, non gli poteva andare. Almeno non è apocrifa, dai. No, vedi che Extra è peggio di apocrifa. Ed è difficile, Aurica è molto peggio il doppiaggio, ecco, quello proprio senza ombra di dubbio. Scusate i doppiatori, questo però concedete, ma proprio, proprio l'adattamento e il doppiaggio non erano per niente buoni, secondo me. Fra, non ti sto gostando per cattiveria, ma perché ho fatto una domanda più generale, appunto. Cioè, si è detto che non ha visto altre serie di Fate, a parte quella a cui ha lavorato, è inutile chiederle a quale personaggio di una serie spin-off di Fate le piacerebbe doppiare, non la conosci? Invece scusa, perché è inutile? Chiaramente io ho apprezzato moltissimo Babaluga nello spin-off Fate Stay Forever. Sveglio. Stai attenta, perché comunque col fatto che ne stanno facendo uscire uno nuovo ogni giorno, fare a caso una volta prima o poi ci becchi. Magari Babaluga lo fanno per davvero, è il prossimo personaggio. Io sto invece aspettando, a proposito di dire cose in libertà, per poi beccarci inconsapevolmente la versione Pokémon Gianni e Pinotto. Cioè io proprio la sto aspettando, perché prima o poi arriverà, lo so. E quindi ho ciclo troppo. Perché a proposito di Pokémon, Iapo, come sta andando l'esperienza con su Twitch con Pokémon? Non stai non stai giocando, cos'è? Xenoverse. Sì, non mi veniva, scusa. Sì, Xenoverse è un Iapo si è lanciato su Twitch, ricordatelo. Da un paio di mesi siamo in un canale gestito a 5 voci, praticamente. Una di queste è Federico Viola, che è stato un habitué anche di questo canale, anche se oggi ci ha paccati miseramente. Siamo arrabbiatissimi con lui. Ma sì, tra le varie cose, io ho uno spazio in cui parlo di fumetti, principalmente, e poi come gameplay sto portando appunto Xenoverse, che è questo fangame italiano, tra l'altro, proprio basato sui Pokémon, che mi sta divertendo tanto. Ci stiamo divertendo, ci siamo io e mia moglie che lo portiamo e doppiamo tutti i personaggi a nastro, praticamente. Sono serate un po' stancanti, ma molto divertenti. Io in realtà avrei una domanda, visto che poco fa avete parlato di voci ufficiali, cioè, ma di per sé com'è che si diventa una voce ufficiale di... Ma secondo te, se io lo sapessi? Sarai qui in live su Anime Tea Time. A me sembra, mi sembra una cosa molto strana, cioè si mettono d'accordo fra di loro. È il doppiatore che paga di più per partecipare, per doppiarsi, cioè, che può essere pagato per farsi doppiare. Non ne ho francamente idea, immagino, non so se sia sempre così, vado per intuito. Perché credo che sia successo in realtà con la protagonista del Segreto, che è un'altra telenovela abbastanza famosa. E quando i clienti coincidono, magari alle volte, può essere che i clienti richiedano lo stesso doppiatore in un'altra produzione dove appare lo stesso personaggio, comunque lo stesso attore. Succede abbastanza spesso anche con Netflix. E tantissimo con Nickelodeon.
Nickelodeon nelle sue produzioni tende a tenere la stessa voce per tutti i suoi attori. Io ho un attore di Nickelodeon che faccio in tutte le produzioni che fa, per esempio, però solo su Nickelodeon. Stessa cosa su Netflix, a volte richiedono la stessa voce anche su un altro, specialmente se sono protagonisti, su un altro prodotto, però tendenzialmente lo fai su Netflix. Diventare voce ufficiale su tutti i media possibili e immaginabili oggi è rarissimo. Una volta certo. Succedeva per i grandi protagonisti di film, magari qualche attore che si trovava, che era particolarmente apprezzato, di cui era particolarmente apprezzato il doppiaggio, magari veniva considerato anche da altri direttori su altri ruoli dello stesso attore. Però non è più una prassi, onestamente. Cioè, viene da pensare che l'altro giorno, per esempio, leggevo un articolo dove parlavano, per esempio, di Luca Ward, dicendo che è la voce ufficiale di Keanu Reeves, e dicevano ogni sua produzione, quindi dove compariva, mandavano lui, giustamente. Quindi mi sono andato, ho detto, magari c'è, che ne so, qualche tipo di contratto che si fanno, però a quanto pare... Non ti so rispondere personalmente, non so se esistano anche accordi privati, personali, magari sì, magari no, non lo so veramente. Mondo oscuro, mondo molto oscuro. Allora, vai tu, vai. Allora, cosa ne pensate della scuola di doppiaggio italiano? È vero che è una delle migliori d'Europa, lo sento dire da chiunque, ma non conosco le altre. Ma tendenzialmente penso di sì, nel senso che comunque l'Italia ha proprio uno storico non di poco conto per quanto riguarda il doppiaggio, però secondo me anche per quanto riguarda il doppiaggio italiano molte cose purtroppo stanno tragicamente cambiando, quindi non ne sarei più così sicura. Sì, è vero. Allora, una cosa che è una cosa curiosa che io ho scoperto qualche tempo fa e che mi ha dato un'idea di come l'impronta italiana abbia poi sia ammirata anche all'estero, è il fatto che anche la tecnica proprio di come fare il doppiaggio in Italia è stata esportata all'estero, perché fino a qualche anno fa, per esempio in Francia, i film si doppiavano sul muto, cioè vedevi la scena, dopodiché toglievano l'audio e tu ci recitavi sopra, che era il motivo per cui magari a volte andavano un po' fuori sync o c'erano delle cose che... Mentre noi, quando doppiamo, abbiamo sempre in cuffia l'originale, quindi anche vocalmente ci accordiamo a quello che sentiamo. E questa cosa qui non era una prassi fino a qualche tempo fa in Francia, per esempio, ed è stata importata proprio quando alcuni doppiatori italiani sono dovuti andare in Francia per fare delle parti e hanno detto, guardate, da noi si fa così e funziona molto bene. Questo trovo che sia indicativo. Certo, l'unico problema è che siccome abbiamo un comparto un po' più strutturato, appunto, e con delle lavorazioni un po' più complesse rispetto ad altri paesi, costiamo di più, che è il motivo per cui, come diceva Katia, adesso ci sono un po' di problemi, perché logicamente le grandi multinazionali dicono, ma perché per un paese così piccolo come l'Italia dobbiamo spendere di più rispetto a paesi estremamente più grossi con lingue più parlate in tutto il mondo? Evidentemente c'è qualcosa nel vostro comparto produttivo che non funziona, e quindi si parte col tirare sul prezzo, tirare sui tempi, dare dei materiali incompleti, tutte le varie problematiche che stanno saltando fuori in questo periodo e che rendono il doppiaggio in un momento veramente non proprio brillantissimo della sua storia. Sono anche cose che non si sanno alla luce giorno, cioè soprattutto i costi poi. Di cui è anche difficile parlare in realtà, bene o male, perché comunque c'è purtroppo come c'è il rischio, no, effettivamente, di se uno si espone troppo su quelle che sono le problematiche nel mondo contrattuale dei doppiaggi di oggi, effettivamente poi del backlash, no, da parte delle produzioni, che comunque devi essere effettivamente chiamato, no, per poter lavorare, quindi esporsi troppo magari può essere pericoloso. In che termini, però, sì infatti. Ora, diceva Zalcol, secondo voi con il passare degli anni il ruolo del doppiatore del doppiaggio scomparirà? Ci auguriamo di no. Molte persone che conosco ormai non vedono più serie doppiate, ma solo in lingua originale con sottotitoli.
Il ruolo del doppiatore scomparirà. Allora, anche qui è difficile fare dei pronostici, come immagino molti di voi sapranno, compresi voi presenti qui. Si è parlato tanto, soprattutto negli ultimissimi tempi, di quell'applicazione sintetizzatore che dovrebbe, insomma, riprodurre le voci degli attori in tutte le lingue, eccetera, eccetera. Io credo di poter dire almeno che se proprio dovrà succedere, non succederà così tanto in fretta. Credo piuttosto che i Speriamo di no. pericoli siano ben altri, per quanto riguarda questo lavoro, come già accennava Jacopo. Non Sì, lo anche so, il perché. fatto di avere sempre di più, scusami, No, no, vai, Jacopo, vai, finisci, il scusami. fatto di avere sempre più fretta nel fare le cose, limitazioni, eccetera, eccetera, è uno dei tanti aspetti che portano a fare oggettivamente, non dico male, sempre, ma meno bene un lavoro, e questo porta sempre di più le persone che seguono un prodotto doppiato a dire: ma che è? Ci ha detto fuori dai denti, e quindi a guardarselo in originale. Sì, stavo dicendo proprio la stessa cosa, cioè se non si riesce a mantenere una qualità davvero alta, è logico che le persone lo guardino in originale, perché è ovvio che il doppiaggio è un compromesso, è un servizio, ti serve solo per renderti più fruibile un prodotto, non è una cosa essenziale, tu te lo puoi guardare in originale, certo, è un po' più complicato, magari te lo guardi in originale in inglese, se già è giapponese. Ancora ancora, magari l'hai studiato all'università se sei particolarmente patito, coreano, se è arabo, diventa un po' più difficile. Per cui è un servizio che è comunque secondo me ancora oggi tanto utile, perché c'è una fascia di popolazione che è quella che più ranta su internet, che sono quelli che no, lo guardiamo solo in originale, ma la maggior parte degli italiani non è vero che guarda in originale, anche Certo. perché se guardi le statistiche anche solo banalmente di Netflix, il doppiato stravince tuttora, quindi questo pericolo del guardiamo tutti in originale sicuramente non è un pericolo imminente. È vero però che se non stiamo molto attenti e non cerchiamo di mantenere alta la qualità del lavoro che facciamo, e su serie grosse la gente è sempre più scoraggiata perché dice è doppiato di merda, allora abbiamo un problema come Abbiamo un categoria. grosso problema. Sì. Che comunque Cioè, alla regale. fine, più si va verso la globalizzazione, più si ha necessità di avere un corrispettivo nella nostra lingua che ci faccia capire determinate cose. È Certo. necessario proprio. Sì, anche perché tra l'altro i sottotitoli, è vero, a parte la ovvia roba banale di ma ti guardi con i sottotitoli sotto e che palle ti concentri sul leggere, se uno è veloce a leggere questo problema non c'è, però anche solo banalmente io penso a un videogioco, mentre sei concentrato sull'azione che stai facendo è molto più comodo avere le indicazioni audio in italiano rispetto a Certo. dover tradurre da un'altra lingua. Cioè, tutti i media che hanno a che fare con la localizzazione audio hanno tutte delle problematiche che ovviamente il doppiaggio risolve. Però, appunto, deve essere fatto bene, perché se poi le indicazioni audio me le dà un cagnaccio ed è fatto male ed è registrato male, allora mi fa schifo e switcho in inglese anch'io. Ammata. Comunque, grazie ragazzi per fare sempre le domande, quelle più pesanti e verso il futuro negativo alla fine del spegniamo l'entusiasmo di tutti. Prima si rideva, ora il futuro del doppiaggio. E le domande, ovviamente, adesso che è praticamente finito l'orario dell'intervento, chiedevano se secondo voi i doppiatori in Italia in futuro potrebbero diventare come i seiyuu in Giappone, in termini di popolarità, influenza, modus anche di vivere la vita pubblica. Beh, Iapo, dai, tra un paio d'anni, secondo me ci arriva. Yapo Instagrammer, No, beh, cosplayer, adesso Twitcher, è va vero che tutte. siamo personaggi più pubblici di una volta. Molti di noi si sono un po' più lanciati e siamo usciti un po' dall'ombra rispetto alla generazione precedente. Non è che siamo i primi, perché già quando eravamo adolescenti noi, alle fiere del fumetto, che però erano una roba ancora molto settoriale, cominciavano ad essere invitati i doppiatori come ospiti, quindi già un'idea di stardom dietro al doppiaggio compariva. C'era questa riconoscere i volti oltre alle voci, che era una cosa che prima non esisteva. Adesso con i social le distanze si sono un po' accorciate, per cui è vero, alcuni di noi hanno un po' più di seguito, certo, però a parte, onestamente, a parte Luca Ward e su un altro piano Merluzzo, perché è anche un content creator.
secondo me non c'è nessuno che abbia un seguito come i seiyuu in Giappone. Sì, c'è da dire che per esempio, che ne so, Piero Insegna è famoso per altro, poi collateralmente col doppiaggio, però è famoso sì. per altro, per esempio, insomma, ma sono perfettamente d'accordo. No, ma difatti io dico sempre molto rapidamente, poi così lasciamo spazio a chi deve arrivare dopo, è il fatto che provocatoriamente anche un pochino, dato che si parla tanto anche dei talent, del fatto che vengano chiamate persone che non sono in grado spesso di ricoprire un ruolo particolare, forse se i doppiatori diventassero talent in qualche modo avremmo risolto il problema. Provocatoriamente. Alla fine in Giappone è quella la particolarità, il fatto di essere parte proprio dello showbiz, non solo doppiatori nel senso specifico del termine. Vero. Lì poi ci sono idol in linea generale, cantano, fanno, dicono, cioè sono li sfruttano, perché lì il problema è poi che li sfruttano in altro modo. Sono più degli schiavi. Ma anche dei doppiatori. Ma anche Katia è un idol comunque. Sì. Sì. Oggi non canto per voi perché non me la sento. Però prossimamente, ma se volete canto io. Se volete posso dire una serata, lascio stare. Perché no? Beh, partito. È partito la chitarra. Ma perché? Ah, ma seriamente? Fategli sì con la testa, ma staccate le cuffie, è meglio. Voi ignorate la situazione che avverrà fra qualche secondo. Perché ci deve essere il momento di disagio. C'è il bello. Ciao Jacopo e Katia, grazie per essere stati con noi. Ci vediamo la prossima volta. Vi auguro continuare, una buona giornata. Puoi continuare? Un attimo solo. No, non ti sento. Vabbè, forse è stato meglio per voi. Mettiamola così. Comunque, figurati, è stato un piacere, soprattutto per noi. Lo sapevo. Era impossibile non triggerarti sul canto. Va bene, ragazzi, con questa perla direi che possiamo andare in pausa e concludiamo anche questo. Ragazzi mille, Jacopo e Katia, per essere stati qua con noi, sempre un piacere avervi qua. E anche niente, bocca al lupo per tutto, ci sentiamo poi per le prossime cose. Altrettanto, ciao ragazzi, ciao. 2 minuti di pausa e ci siamo. Grazie.